Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lei sa, io sono tra quelli che è di una posizione ancora più coraggiosa. È il momento di arrivare a una grande riforma del Paese e di rivedere il ruolo delle regioni. Per me scioglierle e riorganizzarle in maniera diversa, perché il Paese non regge due stati. Poi al di là di chi amministra meglio o peggio, stesso il Presidente del Consiglio, tra l'altro lo scrive lui, non noi, no? Quindi scrive che l'unico comparto che è in pareggio di bilancio nel 2015 saranno le regioni. Articolo 36 della famosa legge di stabilità. Leggetelo con attenzione. Cioè il Presidente del Consiglio e il Governo dice ci sono tre figli. Io sono un buon padre di famiglia e dei tre figli solo uno viene promosso, le regioni, è evidente, non certo con un bel voto, promosso, sì. E gli altri due vengono rimandati a settembre perché sia lo Stato, governo, ministeri, sia i comuni rinviano il pareggio di bilancio, quindi vuol dire che continuano a fare deficit, continuano a sprecare. Le regioni sono in equilibrio di bilancio, ma questo non vuol dire che l'equilibrio di bilancio significa risolvere tutti i problemi, anzi, io ritorno sull'argomento, bisogna essere più coraggiosi e arrivare al punto della riforma. Però sul tema, intanto qui nessuno protesta e nessuno si lamenta. Noi se siamo qui siamo interessati a difendere non il palazzo, perché non ci interessa, io sono per scioglierlo, ma i cittadini. E su trasporti e sanità. Diciamo che non tutti i governatori sono allineati a questa sua posizione. No, abbiamo posizioni differenti come noi. Sì. Però, sa, alcuni governatori dicono, in particolare il mio vecchio amico Vascherrani, uno straordinario amministratore, che diceva, guarda, che c'è la mia Romagna che per molti comparti è accertato che governa meglio dello Stato. Perché sciogliere le regioni se noi siamo più bravi? Io dico, vabbè, questo non vale in generale. Dico, ma non c'è dubbio, pigliamo il meglio che c'è. Siamo realmente coraggiosi, non le riforme pur importanti che si stanno facendo. Bisogna avere molto più coraggio in questo Paese per fare veramente le grandi riforme. Però nessuno si sottrae ai tagli. Ah, c'è una certa contraddizione, che è bella anche questa da discutere. La Germania qualche giorno fa, non so se avete letto, il ministro del Tesoro ha detto noi aumenteremo di 2.000 unità, circa 2.000 le partecipate degli enti locali o dei Länder in Germania. Quindi non è che la vedono come... Cioè il problema non sono le partecipate, il problema come ricordato come lei prima... Gestite. No, come è stato ricordato prima... Il problema è passivo, ora sono ritrovati i dati, 1,5 miliardi quindi per i comuni, 834 milioni per le regioni. Ma non c'è dubbio, ma il problema è il pareggio di bilancio, cioè vedere dove ci sono quelle in deficit, non perché le partecipate siano un problema, tant'è vero, alcune sono in attivo, quindi è bene che le lasciamo. Ma sono una minoranza, mi pare di capire, sono credo più o meno metà e metà. E quindi bisogna colpire quelle che non servono, quelle robe lì invece di fare il pubblico le fai fare a un altro perché evidentemente ci può guadagnare, quindi su questo non c'è dubbio. Noi, io per esempio ne ho tolte. Quante ce n'ha la campagna? Noi siamo circa 50, quindi non tantissime rispetto al conto, ne abbiamo già ridotte di un terzo, arriveremo a conclusione fra i prossimi 6 mesi al 50%. Con un risparmio di quanto in termini pratici? Te presente che il risparmio da noi è un po' relativo, perché al sud queste partecipate, lo sa perché sono nate in molti casi, per sistemare sacche occupazionali. Sì. Quindi noi abbiamo avuto una tragedia, amministrazioni antiche che vedevano le regioni e anche molti enti locali come risolvere i problemi sociali. Sì. E quindi, è una forma di welfare. È una forma di welfare, ma quando tu assumi a tempo indeterminato non è che puoi licenziare, né fare macelleria sociale e tra l'altro perdi, perché se il lavoratore va dal giudice del lavoro viene reintegrato. Quindi quelli li devi pagare. Quindi è difficile pensare che queste questioni le risolvi in un giorno. Devi avere il tempo necessario. Ma quello che io sono... Ieri ho ridotto i ticket per la sanità. Sì. E questo quando, perché è stato possibile? Noi avevamo i ticket più alti. Perché ho tolto un disavanzo di 870 milioni che ogni anno... avevamo. Però le posso fare una domanda diretta, guardatore? Ma lei, rispetto ai tagli che prevede la legge di stabilità per le regioni, la sanità in Campania la può garantire così com'è o sarà costretto a tagliare prestazioni e servizi? Noi abbiamo fatto una proposta al Presidente del Consiglio che presenteremo domani per valutare l'effetto di questi tagli, perché sennò parliamo di numeri. I numeri sono facili da tagliare, 4 miliardi tolgo qualcosa, faccio il ragioniere. No, e devi vedere cosa tagli. Ed è evidente che questo spetta a voi, no? Mi pare che vi abbia lasciato libertà in questo. Sì, noi abbiamo applicato i costi standard già. Perciò siamo in pareggio di bilancio. Lo dice il governo, non noi. Sì. Allora vuol dire che noi sappiamo quello che dobbiamo ormai tutti in Italia risolvere. Quindi lì puoi andare a togliere ancora sprechi, che ce ne sono, ci mancherebbe, ma sono in tutta l'amministrazione dello Stato e quindi chiaramente nella sanità, nei trasporti bisogna ancora lavorare. Poi c'è dei livelli, cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni da garantire. Allora a questo punto, se non bisogna più garantirli alcune prestazioni, come la sanità tedesca, la sanità francese, noi siamo oggi la prima sanità in Europa, dal giudizio comune unanime, non che spendiamo di più, ma siamo una bella sanità, cioè ci vengono a vedere i terzi nel mondo,
dall'indagine internazionale. Una bella sanità con ancora molti sprechi, però. Ma non c'è, ma guardi, ma gli sprechi ci sono. Nella sanità nessuno sa che non ci sono, come lo so io, se ho tolto 800 milioni di disavanzo, vuol dire che c'erano. Ora arriviamo a un punto che questa operazione di risanamento la devi fare con la necessaria gradualità, se no colpisci i cittadini. Cioè, l'obiettivo nostro, ma del governo comune, non è la difesa corporativa del Palazzo della Regione, le assicuro, meglio scioglierlo, ma di lavorare nell'interesse dei cittadini, guardare realmente cosa significano 2 miliardi di tagli per quanto riguarda noi, forse 3 sulla sanità. Sì. Significa con realismo decidere cosa tagliare, anche le prestazioni, perché sono numeri che non possono star tutti negli sprechi, questo è evidente. Alla fine devi colpire prestazioni che tu oggi eroghi gratuitamente. Tipo, faccio un esempio. Ma noi siamo quasi esentati, noi abbiamo livelli di esenzione, per esempio, di reddito. Sì. Abbiamo alcune prestazioni che vengono coperte, tantissime prestazioni sanitarie, che vengono coperte dal sistema sanitario nazionale per tutta una serie di malattie. Sì. Cioè uno va in ospedale, ma non solo, ma va anche nei centri convenzionati e va a curarsi di fatto con la copertura nazionale per ogni prestazione. Quindi da questo punto di vista bisogna sapere che quello è il limite. Poi il tema è, per esempio sul trasporto pubblico locale, se tu hai un 25% di riduzione del fondo, che noi siamo, tenga presente che noi viviamo di trasferimenti, questi sono trasferimenti. Sì, sì, sì. I nostri trasferimenti per il 90%, per capirci, va sanità e trasporti. Quindi sanità e TPL, il 10% e tutto il resto. Quindi è evidente che se tu fai un taglio di 4 miliardi devi incidere su sanità e trasporti. Chi ha risanato e sta in costi standard può solo togliere prestazioni, perché è riconosciuto che sta negli standard nazionali, quindi può andare solo sotto standard o si cambiano gli standard. E il coraggio che bisogna avere è sedersi col governo in un momento di crisi difficile, oppure se si decide di fare gli 80 euro o si decide di lavorare sull'IRAP, sono due misure che io ritengo assolutamente giuste, bisogna avere il coraggio di dire se do da una parte devo togliere dall'altra, perché è inevitabile, perché non ci stai dentro. Non voglio fare una battuta, ma è evidente che il fatto che non ci sia la bollinatura ancora del MEF, premesso che credo che le slide del Presidente del Consiglio siano state bollinate, perché credo che sono le uniche sempre bollinate. Ma purtroppo non fanno parte del documento originale. Il testo scritto lo vedremo quando uscirà in maniera completa, però io sono ottimista.